Bella gazzettari, ben ritrovati con un nuovo video qui sulla Gazzetta MMA. Torniamo a parlare di Israel Adesanya perché ci stiamo avvicinando. Manca una settimana, ragazzi, a UFC 305. Israel Adesanya contro il DDP, incontro che vale chiaramente la cintura dei pesi medi UFC, un incontro che si preannuncia molto molto caldo. In settimana farò chiaramente il video di analisi tecnica dell'incontro. Probabilmente vi andrò a parlare non solo del main event, magari in un video separato faccio un'analisi un po' della main card, poi un video specifico su Israel Adesanya contro DDP, perché sarà chiaramente un incontro molto interessante. Molto dal mio punto di vista dipende da che tipo, che versione di Israel Adesanya vedremo la sera del main event di UFC 305, che tipo di versione proporrà all'interno dell'ottagono, perché lo stesso Israel Adesanya che ha combattuto contro Sean Strickland, secondo me, perde. Un Israel Adesanya invece rigenerato da questo stop, rigenerato dagli ultimi mesi, potrebbe chiaramente andare a mettere in serissima difficoltà DDP, che è sì un buono striker, ma non a livello di Israel Adesanya, ma che dalla sua ha il gioco da terra che è chiaramente superiore rispetto a quello di Izzy. Ma con Izzy il punto è sempre questo: non è tanto quanto sia forte o meno a terra, ma è più che altro il riuscire a portarcelo a terra. Chiaramente DDP ha dimostrato nel matchup con Robert Whittaker che quello che deve fare è in grado di farlo. Bisognerà capire un po', vi ripeto, che versione di Adesanya vedremo la sera dell'evento. Ora non mi voglio soffermare su questo, non mi voglio fare troppi spoiler, vi ripeto, video specifico su questo argomento e poi video specifico sulle prediction della main card. Oggi mi voglio soffermare sugli inizi di scintille che stiamo vedendo tra questi due, perché ci sono state dichiarazioni da ambo le parti che vanno un attimo a riscaldare gli animi, vanno un attimo a metterci nel mood giusto per prepararci a questo incontro, vi ripeto, molto molto interessante. Ne andremo a parlare insieme in questo video. Vi dico che cosa ha detto DDP, che cosa ha risposto Adesanya e poi cosa ha detto DDP alla risposta di Adesanya. Vi dirò cosa ne penso io e sono molto curioso, come sempre, di capire cosa ne pensate voi. Quindi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. So che sarà un argomento molto divisivo. È sempre così quando si parla di fighter come Israel Adesanya, come Conor McGregor, come Jon Jones, come Hamzat Chimaev. Questi nomi grossi vanno sempre un po' a dividere il grande pubblico. Fatemi sapere voi qui sotto che cosa ne pensate e non scordatevi, come sempre, di spolliciare per supportare il mio lavoro e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdervi i prossimi video e i prossimi aggiornamenti. Vi ripeto, sarà una settimana molto calda in vista del weekend di UFC 305. Che cosa ha detto, ragazzi, DDP? Perché è stato un po' lui a iniziare sta faida. Sapete che il fighter sudafricano ha già avuto dei problemi per quanto riguarda questioni etniche, diciamo, con Israel Adesanya. E io, ragazzi, su questo sono assolutamente, indiscutibilmente dalla parte di DDP, perché penso che Adesanya si sia comportato un po' come un bambino, ma ne parliamo più in là nel video. Sta di fatto che DDP, per toccarla piano, ha detto: io sono abituato a combattere con gli africani, ho battuto tanti africani veri. Quindi andando un po' a ributtare lì il discorso che Israel Adesanya non è poi così tanto africano, dato che dal punto di vista di Dricus du Plessis è lui che si allena in Africa, è DDP che ha creato tutta la sua carriera in Africa. E non è uno di quei fighter come Adesanya che in Africa sì c'è nato, ma poi per sviluppare il suo personaggio, per sviluppare la sua carriera, è volato al di fuori dei confini del continente africano per cercare fortuna altrove. Quindi è un po' una cosa che gli va continuamente a rimproverare, anche giocando sul discorso che, ragazzi, Israel Adesanya per un annetto buono ci ha rotto un po' i coglioni con la storia dei tre campioni africani: lui, Kamaru Usman e chiaramente Francis Ngannou. Quindi ci ha battuto molto su sto tasto e dunque ci sta anche che DDP la butti un po', diciamo, in caciara da questo punto di vista. Ha risposto chiaramente Israel Adesanya dicendo che tra lui e DDP non c'è assolutamente rancore. Sapete che Izzy è sempre molto bravo a andare un po' a sminuire gli avversari nei build-up degli incontri. Ha detto che no, io non la prendo sul personale, non c'è niente che va preso sul personale, perché comunque sia Dricus...
comunque sia DDP non rappresenta una vera e propria faida per me, perché lui ha detto ci sono altri fighter che per me possono rappresentare una faida, c'è per esempio Alex Pereira che per me può essere una faida, c'è per esempio Robert Whittaker che per me può essere una faida, lui per me ancora non è una faida, non può anche ancora essere elevato al grado di faida, quindi non gli do più di tanta importanza e sarà l'ottagono a chiudere definitivamente questo chiacchiericcio, sarà l'ottagono a far vedere che fondamentalmente io sono il migliore, quindi una Adesanya che conta sulla sua legacy per andare un po' a schiaffeggiare a livello di un'intervista DDP. DDP che chiaramente ha dalla sua il fatto che è campione, ragazzi, e ragazzi, Israel Adesanya, oltre a andare a sminuire queste accuse, ci ha tenuto a ribadire il fatto che DDP non sarebbe mai dove è in questo momento se non fosse per me, quindi Israel Adesanya, Kamaru Usman e Francis Ngannou. Siamo stati noi quelli che hanno aperto il mercato africano, siamo stati noi quelli che hanno dato possibilità reali ai fighter che vengono dall'Africa, quindi da parte di Israel Adesanya c'è un chiedere rispetto nei confronti di DDP e soprattutto non dargli troppa importanza, perché il suo storico, la sua legacy è più potente dell'attuale campione dei pesi medi. Ovviamente è arrivata l'ulteriore risposta di DDP che tira in mezzo ciò di cui parlavamo prima, ovvero quelle accuse mosse da Israel Adesanya sul ring della UFC, quel face-off con una Adesanya praticamente mezzo ubriaco che sbiascica, che gli dice tu non sei l'africano vero, io sono l'africano vero. Ecco, chiaramente quello denota mancanza di fiducia dal mio punto di vista. Il fatto che un po' di DP gli è entrato nella testa e Israel Adesanya sicuramente in quel momento, poi chiaramente era anche alterato dall'alcol, però ragazzi non ha fatto assolutamente una bella figura e DDP va a chiudere questo discorso dicendo che se l'è presa semplicemente male Adesanya vedendo come DDP è riuscito a battere Robert Whittaker quella sera e Adesanya non è riuscito a accettare il fatto che DDP è molto più di quello che Adesanya dice, è molto più del semplice fighter che sì, è campione lì per il momento ma non ha tanto da dire. Con quella performance da parte di DDP, dal suo punto di vista l'africano ha dimostrato a Adesanya che lui è il vero problema della division e Adesanya se l'è presa male, è salito sul ring, ha avuto quello sfogo da bambino e niente ragazzi, quindi DDP se la legge in questa maniera. Quindi per farvi un veloce recap ragazzi, stanno incominciando le accuse mezzo social, mezzo interviste, sta incominciando il trash talking in vista di questo UFC 305. Io sono chiaramente carichissimo per questo evento, vedremo un po' che cosa succederà ragazzi, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, vedete anche voi un Israel Adesanya un po', come dire, un po' risentito dalle parole di DP, vedete un Israel Adesanya che teme sotto un certo punto di vista di DP, oppure vedete un Izzy che è tranquillo e sicuro di sé, si porterà a casa questa vittoria e Dricus non è un reale problema, non è un reale ostacolo per rivedere per l'ennesima volta Israel Adesanya campione della divisione dei medi. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, non scordatevi ragazzacci di spollisciare per supportare il mio lavoro, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella perché sarà una settimana molto molto calda. Ci vediamo con un prossimo video, ciao belle!